si sente l'odore del tabacco. Jean Cocteau scriveva sul ghiaccio, Baudelaire fumava l'oppio, Picasso e Dalí amavano le donne, soprattutto quelle che gli tenevano testa. Solo all'alba i netturbini puliscono la piazza. Non domandare mai a un artista di spiegare. Ti troveresti davanti a un muro pieno di ferite. Ciò che conta è se arriva sino al cuore il suo pensiero, la sua voglia di volare. Thomas Dylan con Elliot ha scintillato, lo stesso nome, due fiori in mezzo al prato. Hanno scritto su diverse pergamene la loro anima, le loro spine. Georges Braque braccava ogni ombra, Modigliani dipingeva l'eleganza, Monet mané senza manette imprigionavano la luce, la facevano a fette. Non domandare mai a un artista di spiegare. Ti troveresti davanti a un muro pieno di ferite. Ciò che conta è se arriva sino al cuore il suo pensiero, la sua voglia di volare. Come si può giudicare l'uomo dalle amicizie che frequenta? Allora Giuda, secondo voi, sarebbe un santo, una leggenda? Hemingway l'ha già detto, quale aquile nel vento. Artista è colui che esprime l'essenza di questo mondo. Stravinsky faceva ballare anche il vento. Arabal col dio Pan faceva l'amore, mentre Hendrix le sue dita faceva danzare. Jim Morrison aveva una zia strana, la pazzia che prende il corpo e la schiena. Poi c'è lui che è partito per l'Egitto, non tornò né mai chiamò neanche il suo gatto. Non domandare mai a un artista di spiegare. Ti troveresti davanti a un muro pieno di ferite. Ciò che conta è se arriva sino al cuore il suo pensiero, la sua voglia di volare. Alda Merini e Pasolini hanno preso solo schiaffi passeggiando tra le ortiche. Hanno lasciato segni, scolpito rughe. Il tempo non esiste per chi fa arte, in ogni artista l'eterno nasce, in un battito d'ali risiede il presente, ogni futuro in ogni istante. Non domandare mai a un artista di spiegare. Ti troveresti davanti a un muro pieno di ferite.
ciò che conta e si arriva sino al cuore. Il suo pensiero, la sua voglia di volare. Come si può giudicare l'uomo dalle amicizie che frequenta? Allora Giuda, secondo voi, sarebbe un santo, una leggenda? Hemingway l'ha già detto, alle aquile nel vento. Artista è colui che esprime l'essenza di questo mondo.